Droga tra proibizionismo e antiproibizionismo è il titolo di un incontro dibattito promosso dal Comitato di Occupazione di Storia e dal Coordinamento Radicale Antiproibizionista, che si è svolto nel pomeriggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Scopo dell'iniziativa la valutazione della proposta di legge sulla droga che introduce la punibilità per i tossicodipendenti. Tra i relatori anche il magistrato Luigi Dainotti, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trieste. Perché una parte della magistratura, magistratura democratica che lei qui rappresenta, osteggia questa proposta di legge Iervolino-Vassalli sulla droga? Ma magistratura democratica, ma ritengo non solo magistratura democratica, anche una buona parte di colleghi che non sono iscritti ad alcuna corrente, anche esponenti di altre correnti, osteggiano questa proposta di legge perché è una proposta di legge essenzialmente illiberale. Lo scarto rispetto alla legislazione precedente è questo sostanzialmente. Per la prima volta, dopo un decennio di riformismo, un decennio di norme imperniate su concetti diciamo ispirati allo Stato di diritto, allo Stato liberale, si viene a punire non tanto una condotta, quanto una condizione personale, un modo di essere dell'individuo. Tanto per fare un esempio, il codice penale punisce non l'ubriachezza in sé, ma l'ubriachezza in quanto molesta, punisce non il tentativo del suicidio che non riesce, ma punisce chi aiuta il suicida. Ora, per la prima volta si viene a punire il tossicodipendente in quanto tale, in quanto ovviamente il tossicodipendente consuma della sostanza stupefacente, e solo per questo fatto, secondo la proposta di legge Vassalli-Iervolino, il tossicodipendente viene punito, è soggetto prima a sanzione amministrativa e poi inevitabilmente in una spirale inarrestabile anche sanzioni penali.